Buongiorno e bentornati sul nostro canale. Come potete vedere oggi non siamo come di consueto nel nostro negozio, ma siamo bensì all'aperto perché vogliamo fare la recensione e test di un articolo che secondo noi a molti di voi potrebbe essere utile proprio in questo momento. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'elettropompa della Kärcher, il modello SP2. Perché proprio questo modello? Perché è uno dei pochissimi che vi permette di togliere l'acqua completamente dalla vostra piscina fino ad un millimetro dalla superficie del fondo. Andiamolo a vedere nel dettaglio. Inizialmente l'aspirazione deve essere fatta con le basi dei piedini alzate e quindi possiamo aspirare anche solidi di diametro fino a un massimo di 5 mm. Quando il livello di acqua si è abbassato e la pompa andrebbe ad aspirare aria invece che acqua, possiamo abbassare i piedini in questo modo. Quindi appoggiare sul piano la macchina e lei aspirerà fino a, ad arrivare ad un millimetro di altezza dell'acqua. La piscina, come si può notare, è stata già svuotata parzialmente tramite la sua valvola di rilascio dell'acqua. Adesso siamo arrivati a livello e quindi purtroppo dobbiamo finire di togliere tutta l'acqua che è rimasta e utilizzeremo proprio la pompa che abbiamo visto poco fa. Ci aiuteremo con un retino per togliere inizialmente tutte le parti di residui solidi e alghe che sono rimaste. Buongiorno a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi andremo a vedere la seconda parte del video che avevamo fatto in precedenza, quando avevo tolto tutta l'acqua dalla piscina con l'idroaspiratore, con la pompa di immersione della Kärcher. Oggi invece andremo a disinfettare le pareti con un prodotto molto venduto purtroppo da un anno e mezzo a questa parte in negozio, che è il GD90 della Golmar. È un prodotto che si utilizza molto anche in attività industriali per disinfettare banchi di alimentari, strumenti da lavoro, ed è un prodotto a base di sali quaternari. Noi andremo ad applicarlo sulle pareti della piscina, sul telo, sulla parte interna, per togliere
innanzitutto virus e batteri magari presenti in questo momento sulla superficie, e utile anche per prevenire la formazione di muffe e quindi anche di cattivi odori durante l'utilizzo del periodo estivo della piscina. Quindi andremo ad applicarlo oltre che alle pareti anche sulla parte esterna e sulla pavimentazione, così da essere sicuri di togliere tutti i batteri presenti nelle vicinanze. Come si utilizza il prodotto? Allora, va diluito in percentuali o del 1%, quindi 10 ml per litro, oppure del 5%, quindi per una funzione, diciamo, di detersione, cioè da detergente e antibatterico, lo utilizziamo all'1%. Invece, se dobbiamo proprio eliminare virus e batteri dalla superficie, dobbiamo utilizzarlo al 5%. Qui ho la classica pompetta che utilizziamo in negozio per fare anche i trattamenti, che è la pompetta a batteria della Stoker da 12 litri, quindi andremo a mettere 50 ml per litro sulla pompetta, quindi in questo caso 500 ml per 10 litri, e andrò a fare il trattamento su tutta la parte interna della piscina e anche esterna. Una volta riempita la pompetta e avendo dato in forma di nebulizzazione il prodotto tutto attorno, andremo a risciacquare accuratamente tutta la parte trattata, perché è molto importante lavare dopo aver trattato il prodotto.